Buongiorno a tutti e benvenuti al minuto 91, anteprima della partita che si gioca domani al Bologna, stadio Dall'Ara, Bologna Udinese alle ore 15. Partita sotto le feste, ma importante per il campionato. Intanto vi auguro già un buon 2018 a tutti voi ascoltatori. Andiamo a vedere la partita Bologna-Udinese. Il Bologna ha vinto due delle ultime tre incontri in campionato contro l'Udinese, dopo che aver ottenuto successo in due dei precedenti 13. Le probabili formazioni: il Bologna si prevede forse con 4-3-3, con Virante in porta, in difesa Baillet, Lander e Gonzales. In centrocampo Masina, Gonzaga, scusate, Nagy, Bulgar e Dosà. In attacco forse con Tridente, Verdi, Destro e Palacio. Indisponibili Avenatti e squalificato Poli. Invece l'Udinese giocherà con forse un 3-5-1-1 con Bizzarri in porta, Sticker, Larsen in difesa con Danilo e Samir. In centrocampo Wittmann, Berami, Barak, Janto e Ali Annan. Può darsi che ci sia dietro la punta De Paul e in attacco prima punta Lasagna. Indisponibili e squalificati non ce ne sono. È una partita molto interessante perché sono due squadre che si giocano la salvezza tutte e due, ma sono in un momento di grazia perché andiamo a vedere la classifica in questo momento. C'è l'Udinese e il Bologna a 24 punti e sono in classifica allo stesso punteggio. È una partita molto interessante. Chi vincerà forse potrà andare a recuperare la Sampdoria o l'Atalanta che sono a 27 punti, o se no vengono recuperate dal Chievo Verona. È una partita, come dicevo, interessante perché si giocherà da due squadre come l'Udinese, che è in momento di grazia, che ha fatto ben 4 vittorie su 4. Il Bologna è in momento di grazia perché anche lei ha vinto contro se non mi ricordo male, contro l'Hellas, no, Chievo Verona. L'Udinese aveva giocato contro l'Hellas Verona. È una partita molto interessante perché, come dicevo, l'Udinese ha perfino Lasagna in momento buono e anche per il Bologna in momento buono, se non mi ricordo male, Destro. Come da auspicio spero in una vittoria per l'Udinese, un pareggio un po' difficile perché in questo momento siamo a zero, siamo gli unici ad avere zero pareggi. Sconfitte bastano, basta perché ne abbiamo tra 8 vittorie, 0 pareggi e 9 sconfitte, se non è proprio bene. A Bologna è una partita, come dicevo, interessante. Ci saranno ben 400 gli tifosi che da Udine partono per andare a tifare l'Udinese a Bologna e a mantenere alto i colori bianco e neri, friulani. E vedremo cosa succederà. Intanto vedremo domani al calcio d'inizio e lì si vedrà tutto i 90 e più minuti di gioco. Da Audio Vigilio d'Este, R2 Stam Radio, vi auguro una buona partita a tutti voi e un buon 2018 a tutti voi da Audio Vigilio d'Este, R2 Stam Radio e anche da Marco. È tutto. Ciao ciao.